Allora, intanto inizio io. Buongiorno a tutti. Risolviamo un piccolo problema tecnico e poi partiamo con questo workshop dedicato a un progetto formativo della Direzione Regionale Puglia. Quindi un attimo di pazienza e iniziamo subito. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Allora, come sappiamo, l'istituto, l'INAIL, non è più soltanto un ente assicuratore, un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, ma già da diversi anni il legislatore ha attribuito all'istituto una serie di altri compiti, tra le quali quelle della prevenzione e della sicurezza sui luoghi del lavoro. Come l'istituto fa prevenzione e sicurezza? Non come controllo, non è un organo di controllo sulla esatta applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, per quello ci sono altri enti ed istituzioni deputate in materia. INAIL si occupa di prevenzione e sicurezza erogando contributi, finanziamenti a fondo perduto a quelle imprese che decidono di investire in sicurezza e soprattutto, e questo è il caso che ci interessa, attraverso la divulgazione della cultura della sicurezza, soprattutto nelle giovani generazioni, nei giovani che sappiamo essere i lavoratori del domani. Su questo investiamo molto. Vi faccio quindi alcuni esempi di come facciamo, come divulghiamo la cultura della sicurezza nelle giovani generazioni. Nel corso degli ultimi anni, ad esempio, abbiamo partecipato a due edizioni di un festival musicale, il Cinzella Festival, dove abbiamo organizzato un contest fotografico che si chiama Sicur Selfie e un concorso che si chiama Sicurenser, l'influencer della sicurezza. Nel primo, quello il Sicur Selfie, abbiamo chiamato gli spettatori dei concerti a scattarsi dei selfie utilizzando dei dispositivi di protezione individuale e a pubblicare sui social le foto. Nel secondo, invece, li abbiamo chiamati a descrivere il tema della sicurezza attraverso uno slogan anch'esso pubblicato sui social. Tutte e due le iniziative si sono concluse con una gara di like e agli autori delle foto che hanno ricevuto più mi piace sono stati attribuiti dei premi, naturalmente simbolici. Ancora, sin dal 2012, in collaborazione con la Regione, abbiamo realizzato degli interventi nelle scuole utilizzando inizialmente un linguaggio teatrale e poi quello cinematografico per realizzare un progetto che si chiama Dal palcoscenico alla realtà a scuola di prevenzione. Questa iniziativa, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, parte dallo spettacolo teatrale Vite spezzate e da sei cortometraggi firmati dal noto regista Alessandro Piva, è proseguito con interventi formativi ed informativi sui rischi presenti in diversi ambienti di lavoro e si conclude con la realizzazione di prodotti culturali da parte degli studenti stessi che partecipano ad un concorso. E ora veniamo a noi. A partire dall'anno 2018-2019, per favorire le interazioni con le giovani generazioni, abbiamo voluto sperimentare l'utilizzo del videogame. Uno strumento volevamo sperimentare che coniugasse insieme l'aspetto educativo per i ragazzi e quello del divertimento. Più specificatamente, abbiamo pensato al videogioco in quanto uno strumento che ha aperto ampissimi scenari e nuove possibilità di apprendimento divertente, possibilità insite nelle sue caratteristiche intrinseche del videogioco, quali sono l'interattività, la multimedialità, la plurisensorialità e il problem solving. Ed è proprio attraverso il videogame abbiamo voluto aiutare i ragazzi a riconoscere e prevenire i rischi presenti a casa, a scuola e negli ambienti di lavoro.
il progetto gli scaccia-rischi, le Olimpiadi della prevenzione che presentiamo in questo workshop e di cui vi parleranno nel dettaglio il dottore Lorenzo Cipriani, il responsabile della prevenzione in Puglia, e il dottor Fabio Belsanti, l'amministratore delegato della PM Studios di Bari, che ha sviluppato il videogame e che io ringrazio. Non resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione e darvi il benvenuto nell'avvincente mondo degli scaccia-rischi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dottoressa Pastorelli. Per darvi il benvenuto in questa fantastica avventura, credo che il modo migliore per iniziare sia quello di condividere un video riepilogativo di questa storia. Buona visione. Queste Olimpiadi siano bellissime perché ti raggiunge quando ti attrae, ti spinge a giocare sempre di più perché il gioco ti insegna anche di essere cose nuove attraverso i quiz. Credo che soprattutto la sicurezza sia molto importante. Ciao. Sono Federica Semeraro e frequento la quinta A della scuola primaria di Cisternino, del plesso di Casalini. Quando la nostra maestra ci ha presentato questo nuovo progetto, noi siamo rimasti tutti molto entusiasti, perché ci veniva proposto di imparare giocando ad un videogioco. Piccoli sia un modo divertente per imparare cose importanti. Infatti la prevenzione è importante soprattutto in questo periodo. Credo che il messaggio sia ben chiaro. Bisogna fare attenzione ai rischi che si corrono tutti i giorni, a scuola, a casa, per strada, a lavoro. Questo gioco mi ha piaciuto molto per imparare molte cose sulla prevenzione dei rischi, sia nella nostra vita quotidiana, come in casa e a scuola, e sia per il nostro futuro. La cosa bella di questa iniziativa è che posso giocare senza sentire dire ai miei genitori: Alberto, basta giocare, vai a studiare, perché anche ho un compito per la scuola. Vabbè, il gioco è stato molto innovativo all'inizio, era un passatempo visto che appunto si era costretti a stare chiusi in casa, però poi mi sono resa conto che effettivamente istruiva su quello, poneva l'attenzione su quelli che erano i pericoli che quotidianamente affrontiamo, che ci ritroviamo sia a casa, a scuola appunto o sui luoghi di lavoro, visti magari in maniera divertente appunto con gli occhi di un bambino. Grazie.
Eccoci quindi collegati e avete avuto modo di entrare in questo avvincente mondo. Il progetto di scacciarischi di Olimpiadi della Prevenzione, come avete visto, si sviluppa attraverso un videogioco, gli scacciarischi. Gli scacciarischi li potete trovare sia sul sito omonimo www.scacciarischi.it oppure lo potete scaricare attraverso l'app di Android Play Store o App Store per prodotti Apple, dove facendo la ricerca gli scacciarischi potete effettuare il download del videogame. Il videogame si struttura in più livelli, in 10 livelli, e per passare da un livello all'altro è necessario rispondere a dei quiz, i cosiddetti secure quiz. Gli ambienti nei quali sono strutturati i livelli di gioco riguardano per l'appunto la casa, la scuola e gli ambienti di lavoro. In particolare è stato scelto, anche non solo perché è più evocativo, un cantiere edile. Dicevo, non solo perché il cantiere si presta alle dinamiche narrative del videogioco, ma anche e soprattutto perché purtroppo l'edilizia e le costruzioni sono rappresenta un settore particolarmente critico dal punto di vista del fenomeno infortunistico. Quindi nei 10 livelli i protagonisti, i giocatori, attraversano l'ambiente domestico, l'ambiente scolastico e l'ambiente lavorativo e imparano a conoscere i rischi che ci circondano. Li dovranno combattere, li abbiamo visto nel corso del breve video, e dovranno superare tutte le prove relative al videogioco. In particolare, per passare, come vi dicevo poc'anzi, per passare da un livello all'altro è necessario rispondere a dei quiz. I quiz riguardano i contenuti della Securpedia, l'enciclopedia della sicurezza, che è disponibile sul sito www.scacciarischi.it, sono delle schede informative suddivise per scuole primarie e scuole secondarie, attraverso le quali si possono approfondire i contenuti relativi ai rischi e soprattutto alle misure di prevenzione e protezione che bisogna adottare per evitare e scongiurare il verificarsi di un incidente. Dicevo, sulla base di questo videogioco, l'INAIL Puglia, in collaborazione con l'assessorato alla salute della Regione Puglia, organizzano le Olimpiadi della Prevenzione. Le Olimpiadi sono strutturate in 3 fasi: allenamento, qualificazioni e finali. In particolare, durante la fase di allenamento, gli studenti prendono dimestichezza sia col videogioco che con le domande del secondo. Successivamente viene avviata la fase di qualificazione. Gli studenti, attraverso credenziali, si registrano al sito e giocano tranquillamente. Il punteggio acquisito viene memorizzato nella classifica, che è suddivisa per primarie e scuole secondarie, e al termine della fase di qualificazione c'è la classifica. I primi 5 classificati per le scuole primarie e per le scuole secondarie si qualificano per la finale. Noi oggi abbiamo, lo scorso anno scolastico 2019-2020, abbiamo concluso la seconda edizione. Nella prima, quella di avvio di questo interessante progetto, i finalisti sono stati chiamati a sfidarsi in diretta, supportati dai propri compagni di classe, in un evento molto partecipato e molto rumoroso e molto simpatico, proprio perché si respirava il clima da stadio col tifo forsennato dei compagni di classe. Purtroppo nella seconda edizione, per il sopraggiungere dell'emergenza pandemica, ci siamo trovati dinanzi al dilemma se annullare l'iniziativa oppure escogitare qualcosa che ci consentisse comunque di proseguirla e non pregiudicare l'impegno degli studenti
che si erano iscritti, considerando peraltro che già gli studenti erano stati fortemente pe penalizzati dalla chiusura delle scuole. Abbiamo così pensato di rivoluzionare l'articolazione progettuale e abbiamo realizzato una versione speciale del videogame, una versione speciale di 3 livelli che oltre ai rischi presenti a casa, a scuola e sul lavoro, contenesse argomenti e contenuti relativi al rischio da contagio Covid-19. Questi contenuti non solo nei livelli di gioco, ma anche nei secondi. Quindi abbiamo chiamato i 10 finaliste, i 10 finalisti, 5 per le scuole primarie e 5 delle scuole secondarie, per 3 giorni a sfidarsi ininterrottamente, fatte salve le pause logiche, su questa nuova versione del videogioco. Al termine di questa sfida interminabile per 3 giorni, con risultati davvero che cambiavano di ora in ora, i finalisti ci hanno trasmesso un video di presentazione. Questi video li abbiamo caricati sulla pagina Facebook del progetto Gli Scaccianrischi, le Olimpiadi della Prevenzione, e dal 1º giugno di quest'anno all'8 giugno è partita la gara social. In pratica, ogni like, ogni mi piace ricevuto dal video di presentazione del finalista consentiva lo stesso di ricevere un punteggio bonus di 5 punti che si andava a sommare a quello conseguito nel gioco al videogame. Al termine di questo voto social è stata elaborata la classifica finale, sommando i voti del videogioco con quelli del voto social, e sono stati proclamati i campioni olimpici della prevenzione per l'anno scolastico 2019-2020. Questa iniziativa e questa modalità di attuazione ha registrato importanti e significativi risultati. Al progetto avevano già partecipato oltre 10.300 studenti e 117 scuole, ma il fatto di realizzare una gara attraverso i profili social ha reso virale l'intera iniziativa. Qualche numero, giusto per offrire una panoramica complessiva. Hanno giocato al videogame oltre 4, sono state giocate al videogame oltre 400.000 partite. Sono stati realizzati oltre 300.000 visualizzazioni della Securpedia. Ci sono stati con la pagina Facebook 474.000 interazioni e soprattutto il numero di persone che hanno visualizzato i contenuti della pagina sono stati superiori a 3 milioni e 600.000 persone. I contenuti della pagina hanno raggiunto circa 6 milioni di persone. Insomma, i temi della salute e della sicurezza, l'adozione di corretti stili di vita sono diventati nel mese di giugno un fenomeno virale e ci hanno consentito anche di riscuotere riconoscimenti significativi. Questo progetto è stato ammesso alla fase finale dell'International Media Festival for Prevention del 2020. È stato selezionato ed inserito nella sezione Panorama Internazionale del Festival Concorso organizzato dalla RAI, che si chiama Cartoons on the Bay e che si terrà a Pescara nel prossimo mese di dicembre. È in lizza per vincere lo Smartphone d'Oro, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale. Ha ricevuto un'attestazione di merito nell'ambito del contest Up for Sud organizzato dal Forum PA nel 2018. È risultato nel 2019 finalista dell'Italian Video Game Awards organizzato a Cinecittà Roma, e soprattutto, notizia di qualche settimana fa, è risultato vincitore del premio Pubblica Amministrazione Sostenibile e Resiliente, i migliori progetti che guardano al futuro trasformando la crisi in opportunità, promossa dal Forum PA in collaborazione con l'Associazione
sviluppo sostenibile italiana nell'ambito del forum PA 2020 Restart Italia. Sono risultati significativi e che ci dimostrano come anche un tema così ostico quale quello della salute e sicurezza sul lavoro, un messaggio in questi termini destinato agli studenti. Sappiamo benissimo che le giovani generazioni hanno interessi anche culturali diversi da quello della cultura e della salute, è una questione naturale, ma l'utilizzo di questi strumenti più coerenti con le attitudini di voi ragazzi ha reso il nostro messaggio davvero efficace. Che dirvi, in questi giorni siamo impegnati a realizzare la nuova versione del progetto per quest'anno scolastico. Avete visto nella parte finale del video alcune immagini di questa nuova versione del videogame che inevitabilmente è caratterizzata dall'emergenza sanitaria e dalla problematica legata al contagio da coronavirus. Abbiamo inserito in maniera trasversale in tutti gli ambienti di gioco, casa, scuola e lavoro, contenuti relativi al rischio contagio. Abbiamo implementato la Securpedia con contenuti relativi alla prevenzione del contagio. Questo per renderlo più attuale, per renderlo più educativo. Perché? Perché, come diceva la dottoressa Pastorelli nei suoi saluti, il videogame può diventare e può essere uno strumento educativo formidabile. Attraverso il gioco il ragazzo, ma anche l'adulto con la passione del videogame, può acquisire nozioni e informazioni importanti che nel nostro caso possono evitare di incorrere in incidenti o di infortuni a casa, a scuola e magari quando crescerete anche nei luoghi di lavoro. È questo lo spirito di questo progetto. Un progetto che nasce per promuovere l'educazione alla salute, l'adozione di corretti stili di vita e che con la Regione Puglia fa parte di un catalogo più complessivo di progetti destinati al mondo scolastico. Qualche novità sulla nuova edizione. Nel prossimo mese di dicembre verrà avviata la fase di iscrizione che si protrarrà fino al mese di febbraio. Tra febbraio e marzo gli studenti iscritti potranno già iniziare quella fase di training, di allenamento di cui vi dicevo in precedenza. E da marzo a maggio verranno svolte le qualificazioni. Per poi concludere il progetto con le finali nell'ultima settimana di maggio con la sfida online tra i finalisti e con il voto social. Perché anche quest'anno abbiamo confermato l'articolazione a distanza per proclamare i vincitori di questa edizione. Qualcuno ci segnalava come uno dei limiti di questo progetto fosse quello di realizzare un prodotto che vedesse il coinvolgimento del singolo giocatore. Dalla nostra esperienza è emerso che così non era, perché sicuramente siamo stati testimoni del fatto che i giocatori delle singole classi venivano di fatto sostenuti, a volte anche ricevevano suggerimenti nella risposta dei Secure Quiz dei propri compagni di classe. Ma da questa nuova edizione abbiamo voluto superare anche questa possibile criticità, introducendo la gara a squadre. Infatti nel periodo che andrà da marzo a maggio le classi, i gruppi di studenti iscritti al progetto potranno partecipare alla gara a squadre attraverso la realizzazione dei video, ovviamente con contenuti relativi alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione degli infortuni a casa, a scuola e nell'ambito e negli ambienti di lavoro, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook. Quindi tra tutti i video ricevuti partirà la gara a chi riceverà più like. Ovviamente sono previsti dei premi sia per la gara a squadre che per la gara individuale, ed un aspetto che noi riteniamo fondamentale e caratterizzante dell'intero percorso progettuale è quello relativo all'attribuzione dei premi.
I premi non sono attribuiti agli studenti, sono premi in denaro che vengono destinati agli istituti degli studenti vincitori e gli istituti sono obbligati ad impiegare queste somme di denaro per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli edifici scolastici. In pratica, attraverso questo progetto, gli studenti si rendono protagonisti attraverso le loro attitudini, la loro bravura, il loro talento per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno del proprio edificio scolastico. È un'iniziativa, come vi dicevo, che ha riscosso molti successi e che parte originariamente dagli insegnamenti del sociologo canadese McLuhan, secondo cui l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo. Abbiamo avuto la fortuna, attraverso una procedura di evidenza pubblica, di incontrare una ditta, la società PM Studios di Bari, che ha realizzato un prodotto davvero invitante, davvero evocativo, e che è un valore aggiunto all'idea iniziale. Per conoscere meglio il sito e speriamo anche il videogame, dobbiamo capire se è possibile condividere la visualizzazione del videogame. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto cedo la parola al dottor Fabio Belsanti, amministratore delegato della PM Studios, che vi condurrà per mano nel mondo del sito del videogame. Un consiglio, mentre ci ascoltate effettuate il download del videogame, gli scacciarischi, e iniziate a giocare. Seguiteci in questa avventura giocando. Siamo certi che vi divertirete e apprenderete delle informazioni molto interessanti. Cedo la parola a Fabio Belsanti. Sì, buongiorno a tutti. L'audio va? Sì, benissimo. Allora, buongiorno a tutti. Grazie Lorenzo per questa vastissima introduzione. Io prima di passare alla visualizzazione del videogame, se ci riesco, ho parlato con questa piattaforma, ho alcuni dubbi circa l'esse che sta in background. Adesso vedremo anche con i tecnici che ci riusciamo. Che sapete benissimo, in questo periodo si salta da una piattaforma all'altra in continuazione, questo circolo di chat continuative. Sì, mi aggancio, faccio una brevissima introduzione su alcuni temi che mi sono cari, visto riguardanti il progetto, il nostro lavoro e l'enorme successo anche oltre le nostre aspettative di questo progetto, di questo brand che sta andando avanti da 3 anni. Mi ricollego anzitutto a quello che stava dicendo verso la fine Lorenzo, ovvero che i videogame, i giochi, che i videogame sono alla fine l'evoluzione finale tecnologica del grande universo del gioco. E in realtà, appunto, il gioco, ben prima anche di McLuhan, era stato introdotto nell'educazione e c'è una riflessione filosofica antichissima. Che abbiamo proprio di quintili anni nell'antichità. Quindi che il gioco fosse sia un elemento fondamentale per diffondere informazioni, culture, l'educazione è un cardine che un po' in qualche modo è stato oscurato dallo stigma contemporaneo che i videogames per lo più siano inutili o addirittura nocivi. Questo chiaramente non in senso assoluto, ma questo stigma generico spesso e volentieri è uscito negli anni, anche se si sta chiaramente modificando. Io lo cito perché personalmente con la mia società, che è stata fondata ormai quasi più di 20 anni fa, ho da sempre avuto un duplice settore, una parte diciamo rivolta proprio all'educazione e alla ricostruzione culturale e una parte di intrattenimento. Quindi conosco bene i due settori e vedere
questo qui, quello, il progetto di scaccialischi, è l'apice di un percorso fondamentalmente. Noi avevamo già lanciato degli altri brand educativi, avevamo già ovviamente realizzato, per esempio nel 2008, un progetto che si chiamava Historia Ludens, che era la ricostruzione, un viaggio nella storia di Roma, realizzato con il Comune di Roma e IBM. E quel progetto fu un viaggio nel tempo molto interessante, che fu collocato in realtà virtuale all'interno di Villa Tarlone. Nel 2008 lanciamo anche un altro brand che è ancora attivo, che sono gli Eco Warriors, sempre in collaborazione con la Regione Puglia, e tramite questo brand educativo degli Eco Warriors riuscimo a fare comunicazione in ambito ecologico ambientale, e continuo a ripetere questo progetto anche in parallelo, a utilizzare appunto giochi e videogiochi per un fine fondamentale di comunicazione ed educazione. Questa potenza pervasiva dei giochi e dei videogiochi a livello accademico e di studi continua a essere approfondita e portata avanti. C'è uno studio fondamentale, quello di Homo Ludens di Heutzinger, del secolo scorso, su cui noi abbiamo fondato, tra l'altro realizzato, un progetto multidisciplinare che si chiama Video Games di Alta Cultura, che sta andando avanti negli anni, all'interno del quale tra l'altro stiamo continuando a studiare questo successo degli scaccialischi, che continuano ad avere appunto essere estremamente incisivi, e noi speriamo che possa tra l'altro andare ancora più avanti e diventare uno strumento non solo in collaborazione con la Regione Puglia, ma estendersi poi anche su tutto quanto il territorio nazionale, ovviamente. Come livello di gara, perché in realtà gli scaccialischi sono già presenti a livello globale, in quanto appunto la proiezione delle piattaforme che chiunque li possa fare, ma non tutti possono ancora partecipare alle Olimpiadi, che sono la parte più avvincente e che coinvolge di più, chiaramente, perché c'è una gara in cui tra l'altro non solo facciamo partecipare gli studenti, ma qui attivamente abbiamo visto che hanno partecipato i docenti e anche i familiari, soprattutto nel periodo del Covid, sono stati accanto ai loro figli a giocare e divertirsi con loro. Bene, adesso proverò a condividere con voi il videogame, farvi vedere l'edizione dell'anno scorso, vediamo se riesco a condividere questo contenuto. E lancio. Poi magari mi direte se si sente l'audio del videogame anche lanciando l'app in automatico. Adesso scusate, vediamo audio video, tutto ok, chiedo in chat. Audio quindi non si sente, mi dispiace, allora farò un commento. C'è, essendo un ex di videogame, in background full screen, si vede in full screen? Ok, mi dispiace che dovrà essere visionato senza audio. Come potete vedere, all'inizio c'è la selezione della scuola, appunto. Questo tra l'altro avviene solo nella versione cosiddetta open, quella diciamo di allenamento. La suddivisione fra primaria e secondaria è fatta non per lo sviluppo del cosiddetto gameplay del videogame, ma è fatta per i contenuti, per i Secure Quiz e anche la Securepedia, che poi vi mostrerò ovviamente. Mentre lo sviluppo del videogame, del gameplay, è uguale sia per gli studenti della scuola primaria che per quella secondaria. Selezioniamo secondaria. C'è una partita che sta online sul sito ufficiale che vi mostro proprio. Questa è la schermata introduttiva narrativa, in cui c'è appunto una storia
classica, semplificata. Abbiamo utilizzato alcuni archetipi classici della narrazione, dell'eterno scontro fra il bene e il male. Il male in questo caso è stato identificato con un nemico fantasy, che sono i Dangerbot, che danno vita appunto a una serie di terribili incidenti, e dall'altra parte abbiamo il bene, che sono appunto gli scaccialischi, il team degli scaccialischi, dei nostri eroici scaccialischi, in cui tra l'altro gli studenti possono diventare parte di questo team, quindi sono coinvolti all'interno della narrazione della storia come parte attiva. Vediamo se l'app. Purtroppo sembra darci problemi con la connessione su WebEx. E mi dispiace, purtroppo ho dovuto interrompere la condivisione, non riuscivo a reggere il... altri problemi tecnici, devo purtroppo chiudere in un'altra modalità. Allora, che mi è tornato, credo, in modalità semplificata. Purtroppo l'app non riesce a girare perché è estremamente performante. Trattandosi di un videogame sviluppato con un engine estremamente complesso e potente, non riesce a supportare la condivisione con questo sistema WebEx. Quindi non riesce a far girare entrambe le due app. Mi dispiace per questa problematica, quindi adesso cercherò semplicemente di condividere il sito e andremo direttamente. Vi stavo parlando della storia, che è una storia appunto, una storia in cui c'è questo scontro fra i Dangerbot e gli scaccialischi. I ragazzi entrano a far parte del team degli scaccialischi e guidano un fantastico Safebot, appunto questi due personaggi che vedete qui, li guidano all'interno dei livelli che vi ha raccontato prima, precedentemente Lorenzo, che sono 10 livelli suddivisi per 3 aree. Le 3 aree sono la casa, la scuola e appunto il luogo di lavoro prescelto. Delle immagini delle game, in modo che possiate almeno visualizzare la grafica. Il nulla avete visto, la storia me ne ho parlato, eccovi alcuni, eccone uno, è semplificativo, questo è all'interno della casa. La tipologia di gameplay che abbiamo utilizzato è una tipologia, un grande classico, abbiamo utilizzato lo schema di platform action game alla Super Mario, con però chiaramente una serie di caratteristiche molto avanzate di gameplay, come questa che potete vedere qui, che è una barriera energetica attorno al nostro safeboard. Qui c'è una contestualizzazione alla gara che abbiamo fatto di Olimpiadi, in cui abbiamo sostituito ai caschetti della sicurezza che vanno presi all'interno del livello le mascherine, ed è una cosa che chiaramente tornerà anche nell'edizione che stiamo sviluppando quest'anno e che presto sarà rilasciata. Interessante, centrale all'interno del videogame, è che il giocatore non solo si diverte in modi, tra virgolette, chiamiamo classici di gameplay, ma fa delle azioni anche all'interno del videogame, come quello appunto di raccogliere degli elementi della sicurezza realmente esistenti,
deve anche recuperare un attestato dell'INAIL, quindi c'è anche una brandizzazione e una comunicazione riguardante l'INAIL molto forte, è un Medikit e una bandiera della Regione Puglia per poter uscire dal livello. Quindi c'è un'azione, un'interazione specifica all'interno del livello che il videogiocatore deve fare per poter avere successo all'interno anche della fase action del livello. E l'altro troviamo il sequel quiz, quindi un classico quiz di risposta con delle risposte tendenzialmente molto divertenti in molti casi, chiaramente su quelle un po' più serie un po' meno. Infatti tra l'altro la Sequelpedia consigliamo soprattutto per i ragazzi, per i bambini più piccoli, la presenza di un adulto per lo studio della Sequelpedia, ma è chiaro che il tutto è fatto sempre in un modo estremamente. Cosa ulteriormente interessante dal punto di vista estetico è che abbiamo inserito anche dei livelli notturni come questo è sul cantiere, questo è un po' un momento di conflitto, lotta con uno dei Danger Bot all'interno della barriera, cantiere notturno. Ci sono queste sezioni, il progetto fondamentalmente è il riassunto di quello che è il progetto, quello all'incirca che vi abbiamo già detto. La sezione gioca è la sezione open, quella che appunto si può giocare chiaramente anche su dispositivi mobile, sia Android che iPhone ovviamente. Qui c'è una schermata che riassume i controlli di gioco. E poi qui si può scaricare il videogame e installarlo sul PC e giocarlo liberamente. Qui ci si allena e si può giocare da tutte quante le parti del mondo. Tra l'altro la versione, c'è anche una versione in inglese. Abbiamo avuto anche partecipazioni internazionali. La sezione educativa, propriamente detta, è la sezione della Sequelpedia. Appunto, trovate suddivise le tre aree di interesse, la scuola, la casa e il cantiere, e sono suddivisi i contenuti per studenti della scuola primaria e della scuola secondaria, con una serie di che hanno sia anche le parti testuali più intense come questa. Sono semplicemente diventati e anche delle fasi per le serie a fumetto con i nostri eroi che partecipano alla formazione. La sezione docenti è la sezione dove i docenti al momento per le Olimpiadi pugliesi si iscrivono e poi chiaramente possono gestire le loro utenze per dare quelle password d'accesso agli studenti. C'è una vasta sezione media in cui troverete moltissimi dei video interessanti e divertenti che vi abbiamo fatto vedere. E poi c'è la sezione Olimpiadi, che è qui chiaramente. Le novità quest'anno, come potete vedere, l'artwork è incentrato sul tema del Covid. Abbiamo aggiunto un nemico al Dangerbot, che è il megavirus, che sarà uno dei nostri grandi nemici di quest'anno da affrontare all'interno del gioco, e chiaramente sarà contestualizzato anche in delle fasi estremamente serie che vanno oltre la parte propriamente ludica. Tra l'altro, questa è una cosa che ho dimenticato di dire: c'è sempre una netta sottolineatura di nelle fasi di fine livello, in cui dopo aver giocato e aver fatto la parte più fantasy action, si passa nella parte appunto più propriamente didascalica educativa, e questo elemento viene ulteriormente sottolineato da un'ulteriore fase narrativa che spiega appunto la differenza tra gioco e realtà, l'importanza di una serie di cose che non sono soltanto ludiche,
e si va poi appunto nella sicurezza, senza essere pesanti, però continuando a sottolineare l'importanza della realtà rispetto anche al gioco. Io penso di aver navigato all'interno di tutto il progetto ed aver detto praticamente tutto. Mi ricordo dalla regia che ci sono ancora 5 minuti, non so se c'è uno spazio per le domande. Se ci fosse, ci sono eventualmente 3 minuti. Penso di aver detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente speriamo che giocherete con gli scartarischi nel prossimo futuro.